Una estorsione di denaro finita in un fiasco grazie all'intervento dei carabinieri. L'episodio si è consumato nel pomeriggio di mercoledì a Misano Adriatico, nel Riminese. Protagonista della vicenda una coppia di giovanissimi, lui 21 anni originario di Cattolica, lei 19 anni proveniente da Urbino. Volevamo sentirci come in un film, ha detto la ragazza ai militari dopo essere stata arrestata. La storia comincia sabato scorso quando un albergatore 56enne di Misano viene derubato in casa. I ladri trovano anche le chiavi della sua auto, un pick-up Toyota, e portano via pure quella. Pochi giorni dopo, l'uomo riceve una telefonata. Se rivuoi la tua macchina, devi darci 5.000 euro. Secondo le indagini, a queste parole si aggiungono anche minacce ai figli dell'albergatore, dei quali due giovani conoscono persino i nomi, forse scovati sui social network. All'uomo inviano una foto che ritrae l'auto rubata insieme ad una copia di giornale per testimoniare il possesso del mezzo. Il numero di telefono della vittima viene salvato sul telefono della ragazza con il nome 5000 più il simbolo di un anello di diamanti, dettagli pittoreschi dietro i quali si cela il degrado sociale vissuto dai ragazzi. Lui ha dei precedenti per furto che risalgono a quando era minorenne. È un caso in cui probabilmente sui social network sono stati reperite delle informazioni riguardo alle vittime. È un'ipotesi, anche perché diciamo, nel momento in cui sono state indirizzate delle minacce a mezzo telefonico alla vittima, che erano tese a ottenere la dazione di denaro, sono stati riferiti dei particolari conoscitivi molto stringenti, in particolar modo i nomi dei figli. Quindi è verosimile ritenere che probabilmente questi dati siano stati acquisiti da questa fonte.